cambiare tutto all'interno della mia stanza di compleanno di Lea. Papà! Buongiorno amici, oggi è sabato e questo è il giorno che mi stavo autopromettendo dall'inizio di questa settimana, cioè un giorno per stare finalmente un po' tranquilla. È una specie di sabato barra domenica. Fuori c'è un tempo un pochino schifoso, ma è novembre, è normale. Ho appena preparato una teglia di muffin che sono proprio caldi caldi dal forno e adesso li voglio assaggiare. E anche questo è un buon inizio per una giornata proprio di quel relax totale. Mi sono appena accesa una candela e mi sto facendo del caffè. Questo è proprio il mood della giornata di oggi. E apposta, cioè mi sono tenuta la giornata libera fino a stasera, non ho letteralmente niente da fare fino a stasera e invece stasera appunto c'è la festa di compleanno di Lea. Però intanto mi sto godendo questo mood un po' accogliente qui al calduccio in casa e più che altro vabbè relax fino a un certo punto perché sto studiando, però appunto studiare ma in questo mood in realtà sa essere anche una bella cosa. Intanto c'è questo rumore del caffè e scusatemi il mio aspetto da faccia da patata, ma come ho detto oggi davvero, cioè fino a stasera io non mi preparo, cioè questo sarà il mio aspetto e questo è il mio abbigliamento fino a stasera, cioè basta, no. Tra l'altro già adesso sono le 4 di pomeriggio, cioè oggi ho dormito veramente fino all'una ora di pranzo. Non ho mai avuto così tanto bisogno, cioè una settimana piena di cose da fare, non ho avuto un secondo ferma. E poi anche dal punto di vista emotivo, una specie di montagna russa di emozioni varie. Cioè giusto per capirci, questo è stato l'aspetto che ho avuto la mia ultima settimana. Non un secondo libero, una cosa subito dopo l'altra, ma cose di università, cose amiche, Francesca che ha dormito da me, cose di lavoro. Insomma non un secondo libero veramente, totalmente assurdo. E tra l'altro invece domani parto per andare a Ferrara e quindi ovviamente vi porterò con me. Però appunto sto praticamente tutta la settimana lì. Poi torno e ho un esame e delle cose di lavoro, insomma è un periodo un po' così, cioè bello ma incredibilmente stressante. Sono veramente un po' sull'orlo di una crisi isterica. Anzi sull'orlo, l'ho già superato perché ne ho avuto una specie qualche giorno fa e invece adesso mi sto cercando di rientrare un po' nella calma. A cominciare da questa giornata che era quella che mi serviva e per ora sta funzionando. Ecco, ora il mio sabato è ufficialmente completo. Questa è la sua rappresentazione. Meraviglia totale. Ecco, video di oggi, segreti su come riprendersi da una settimana stressante. Tutorial. Altra cosa che mi fa un po' ridere, ma che è sempre stata parte di me, è il fatto che quando ho un periodo un po' appunto stressante per qualche motivo, io ho bisogno di cambiare tutto all'interno della mia stanza. Ho sempre fatto questa cosa quando ero piccola. La mia stanza ha avuto mille configurazioni diverse. Spostavo il letto ogni tot e ho fatto la stessa cosa. Ieri mattina mi sono svegliata e ho detto no, basta. Ho veramente ceduto, tutta la mia stanza era sotto sopra. Questa era la mia stanza ieri mattina per farvi capire. Tutto è cominciato solo dal fatto che dovessi togliere le decorazioni di Halloween e mettere quelle un po' più invernali. E poi da lì ho detto no basta, ho bisogno di energie nuove, di uno spazio nuovo intorno a me. Io funziono molto così, a volte mi sento un po' come se fosse tutto stagnante. Ho bisogno di cambiare l'energia un po' che sento intorno e lo faccio spesso attraverso lo spazio. Sono contentissima perché adesso ho proprio ordinato tutto, è tutto ordinatissimo, ve la faccio vedere alla svelta. Ma in poche parole ho spostato il verso del letto che prima era in là, adesso l'ho messo in qua. Quindi da questo lato è un po' più tipo divano con i miei cuscinoni eccetera. E qua è proprio dove dormo, qui dietro c'è il mio comodino, vabbè ovviamente qui la finestra e ho spostato anche la scrivania che prima era su questo angolino, invece l'ho messa di qua, il che mi piace molto perché di fianco alla finestra c'è più luce, adesso quindi è sotto la mensola è rimasta più o meno uguale, ho spostato un po' l'ordine delle cose sulla scrivania, giradischi, messo, insomma ho rinvertito un po' tutto, ho messo qua lo scaffale, qui il mobiletto del computer, lì dietro le cose per YouTube e qui i miei vestiti, ma soprattutto è rimasto uguale e poi alla fine invece in quest'angolo lo specchio, il mobiletto e la poltrona con la lampada. Adesso è rimasto più o meno uguale, però sì, ho spostato un po' proprio la configurazione generale della stanza e al momento mi piace proprio tanto. Più che altro ho anche proprio ordinato, ho fatto un lavorone, ho ordinato tutti i cassetti sotto il letto, quelli del comodino, quelli della, insomma ho proprio spostato e riordinato tutto. Quindi adesso lo spazio è tutto molto proprio refreshed, diciamo, e va mille volte meglio. Ho finito un paio di capitoli di quelli che dovevo studiare. Sono le 6:20, fra mezz'oretta viene Simona, che è una nostra amica, per prepararsi insieme a noi e poi andare al compleanno insieme. E quindi prima ho deciso che mi godrò un attimo di meritato relax e mi lancerò un secondo qui, mettendomi a guardare una qualche puntata della serie TV. Ah, fantastico, questo sabato per ora va alla grande. Credo che continuerò a guardarmi Sabrina la strega perché ho appena cominciato a guardarmelo e proprio visto la prima puntata, insomma, quindi vediamo com'è, se continua a piacermi. Devo dire che sono ancora un pochino in mood Halloween, stranamente. Cioè ho voglia di vedere appunto queste serie, cose un po' più spooky. E quindi adesso mi piazzo in modalità relax totale per quest'ultima mezz'oretta. Fantastico. Questa sì che è vita. Proprio quello che mi ci voleva veramente questa giornata. Ci siamo in fase di preparativi in camera mia che ciao. Balliamo prima di andare alla festa. Sentivo che ha preso il possesso del DJ set e del mio specchio. Put your hands up! Yeah!
Simona. Beh, vediamo questi outfit, facci vedere, facci sognare. Allora, diamolo. Questo è di design, immagino, è ovviamente. Un design che mi ha fatto Beyoncé. Ok, beh, certo, solo certo. Per me. Il tuo di chi è? Che designer? Il mio è. Ok. Il mio è Moschino. Beh, certo, certo. Le scarpe sono ovviamente Prada. Beh, certo, certo. Il trucco è di tuo make-up artist. È lui, ce l'abbiamo di là nell'altra stanza. Lui. È di là che ci aspetta. Ha fatto un po' Emma, un po' sì, Emma. Sì, sì, è nostro di fiducia. Sì, molto. È un tesoro lui. È un tesoro. Beh, il mio outfit senza scarpe, perché questo è un look. Ciao, bella. È di Gucci, anche questo di designer, ovviamente. E il DJ, ovviamente, è Simona. Solo qualità. Il preserato è sempre la parte più divertente. Ah, ma questo sta scegliendo? No, prima c'era una playlist. Adesso c'è anche Simo sulla mia wall of fame. No, no. La mia firma è importantissima. Allora, la conserverò come un tesoro. Ho dormito tipo 4 ore, ho sonnissimo, siamo tornati super tardi dalla festa. Io oggi parto per Ferrara, quindi mi sono dovuta svegliare presto comunque. Mi sto scaldando il pranzo, che è una fetta di pizza, perché dovrei uscire tipo adesso di casa. Ho fatto la valigia in un quarto d'ora, perché poi dovevo filmare un video, perché sennò poi vado a Ferrara e non avrò tempo per filmare il video della settimana. Quindi ho dovuto, cioè, la mattinata terribile questa. Però niente, adesso mi lancio sperando di non perdere il treno. Poi arrivo a Bologna adesso, non a Ferrara, perché a Bologna mi raggiunge mio papà e oggi andiamo a vedere una partita di basket insieme. Infatti sono vestita come al solito, a tema. Sapete che è una tradizione di me e mio papà da sempre. Adesso che vivo a Milano è più difficile riuscire a trovare una giornata in cui riusciamo tutti e due per andare. Questa era l'occasione perfetta. Vado via per questa intera settimana, perché c'è la settimana delle lauree alla nostra università, quindi è proprio di vacanza tra virgolette, cioè le lezioni non ci sono. Poi vacanza no, perché settimana prossima ho un esame, quindi mi sono dovuta portare il libro. Cioè, ne approfitto per fare questa settimana a casa e un paio di cose che devo fare, tra cui appunto oggi la partita, quindi sono molto carica, ho un sacco di voglia di vedere questa partita. Infatti erano mesi che mi scrivevo un messaggio a mio papà: quando è che venivano a partire insieme? Finalmente ce la stiamo facendo. Quindi sono molto carica. Qua c'è il mio pranzo, c'è un avanzo di una fetta di pizza, fantastico, bello fare le cose di fretta, bello. Io ho un sonno immenso, ma immenso davvero. Comunque, cioè, se riesco davvero a fare questa cosa, cioè dopo aver fatto serata, se riesco davvero in questa ora ad aver fatto tutto quello che dovevo fare, sono, cioè, brava Emma, brava. Vediamo se riesco a prendere questo treno. Comunque, cioè, non ci facciamo mancare neanche il dolce. Ce l'ho fatta. Ecco il mio trenino. Si torna a casa. These nights are getting shorter, like a energy I'll conquer. In my soul, this is real. These nights are getting shorter. Arrivata a Bologna, ho subito racchettato un papà e siamo arrivati ufficialmente al palazzetto. Partita, quanto tempo inizia? Tra un po', vabbè, siamo comunque super puntuali. Non è interesse. Però intanto siamo qua. Anche di più. In attesa. Tra l'altro hanno cambiato il palazzetto dove le fanno e si vede benissimo, quindi sono gasata. Ma è veramente da un sacco che non vediamo una partita insieme, quindi abbiamo saltato l'anno scorso, questo è grave. No, ma male, ma quest'anno recuperiamo, vediamo se ne anche una playoff, se la virus fa i playoff, ma il virus. Qui la Virtus, ma nell'angolino c'è Cantù. Superstiti che sono venuti fin qua. Eccoli. Aia. Il numero 7, Tony!
paura tu non